Benvenuti alla presentazione ufficiale del mio nuovo romanzo, La prigione delle favole sole. Un thriller psicologico, introspettivo, noir dell'anima dai risvolti forti. È la storia di un incendio, l'incendio che devasta il cuore di chi subisce o assiste inerme a soprusi che difficilmente possono trovare giustizia. Le tracce non sono colmabili e la nostra società mostra i segni di questa prevaricazione nelle tensioni emotive che scuotono l'inconscio. I personaggi di questo romanzo incarnano perfettamente questa verità. Le loro favole, isolate, tagliate fuori dalla realtà, sono destinate alla distruzione, in un mondo che purtroppo le sfrutta e le violenta. Qual è il limite oltre cui i sogni si trasformano in spettri, i desideri in ossessioni? E l'esistenza in polvere? Una regista di horror viene assassinata nella periferia di Bari con un rito medievale riservato alle streghe, denudata, bruciata e coi seni strappati. Era stata accusata mesi prima di aver virato e ucciso un produttore cinematografico emulando la macabra scena finale di un film scritto e diretto da lei. Il commissario Maya Desio, esperta in grafologia giudiziaria, all'agghiacciante ritrovamento del cadavere della donna rivive un ineffabile segreto che attiva un legame oscuro con la vittima. Il velo di cipria che copriva la memoria era stato spolverato e lasciava affiorare, nel riflesso di quelle immagini presenti, le brutture defunte di un animo tumefatto. Sullo sfondo di una città, ancora restia ad assicurare il rispetto dell'autentico valore femminile, si intrecciano le vicende di due donne, vittime e carnefici. Le favole pestate, la prigionia della rivalsa, il bisogno di riscattare un amore autentico, sfuggendo il fantasma della follia. Un sospetto avvinghiato alle membra fragili delle sensazioni, subdolo, onnipresente, asfissiante, che l'aveva portata ad approfondire con accanimento la psicanalisi, nella speranza che la conoscenza arginasse il conclamarsi della paranoia. Ma cos'è il pazzo, se non uno spirito libero? Analisi freudiane e grafologiche gettano tinte fosche sui rapporti della vittima con un noto psicanalista e scoperchiano il vaso delle pulsioni sedate per anni che trascinano Maya Desio in una relazione atavica con un uomo di spiccata capacità introspettiva, ma dalla condotta bipolare. Andrea comprendeva l'equilibrio e la devianza. Pareva disposto a vivere sulla linea di confine, senza preoccuparsi di debordare. Possedeva con destrezza la propria lucidità, almeno quanto padroneggiava la chiave per oltrepassarla. Le citazioni freudiane e la passione per la filosofia, espresse in quei libri che sanno di occhi consumati su parole sussurrate, di respiri imprigionati nei vicoli bui della mente, legano i due amanti nella poesia che precede la dannazione. Si fondono Eros e Thanatos, avvinghiati alle membra fragili dell'inconscio. Andrea è solo se stesso, o rappresenta per Maya il fantasma di un passato che ella ha e odia nello stesso tempo? Non avrebbe spento quella voglia, in grado di bruciare l'anima, sarebbe rimasta a sussurrare il desiderio che mai avrebbe pensato di provare. Sospeso, maledetto, negato e osceno, ma sospirato per così tanto che si sarebbe fatta incendiare. Tra piacere e dolore. Un tormento, un divino.